Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi. Ciao Fabio. Siamo alla chiusa dei Monaci, dove sai che qua c'è stato un intervento del consorzio Alto Valdarno per conto, anzi un progetto del consorzio Alto Valdarno finanziato dalla regione Toscana e autorizzato poi dal comune di Arezzo, per motivi di sicurezza tagliati gli storici cedri del Libano. Anche ripulito il greto della Chiana. Anche però. Ripulito il greto anche della ripulita tutta la chiusa dei Monaci, con tutta la riduzione dell'acqua, avete fatto veramente un bel lavoro e nella Chiana. Non ho capito, non so cosa potevamo andare noi a questi cedri, magari in questi momenti in cui ci sono questi fortunali fortissimi d'estate o anche d'inverno qualche volta vengono, sono piante che sono un po' pericolose, quindi sicuramente forse li poteva potare, metterle più basse, non so perché, queste non sono i pini, queste le piante reggono molto di più del pino. Leggiamo però un po', poi proviamo a chiamare il nostro Paolo Tamburini del consorzio Alto Valdarno. Dice: durante la tempesta di acqua e vento del 2016, sarebbe il motivo, quattro cedri del Libano caddero giù. Ci sta. È una pianta che cade questa. Andarono a finire nel fiume e in campagna, sfiorando anche un'auto che si era fermata per fortuna appena in tempo. Ci sta. Lavoro che sono iniziati, effettivamente sono stati tagliati. Vogliamo comunque chiedere conferma, se vediamo se ci risponde, al nostro Paolo Tamburini, lo chiamiamo. Va bene. Sentiamo un po' se ci risponde. E ciao Paolo, Fabio Fravetti, Arezzo TV. Sì, ciao, 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 ciao. Stiamo qui realizzando, no, il servizio sulla ripulitura della chiusa dei Monaci. Sì. Ti volevamo chiedere, ecco, com'era nato questo intervento e se ci potevi spiegare un po' quali esigenze. Ma ora esattamente dovrei parlare con i tecnici, sì. Però generalmente il canale maestro della Chiana, che confluisce lì presso la chiusa dei Monaci, necessita, come tutti i corsi d'acqua, particolarmente anche quelli in seconda categoria, necessita di interventi di ripulitura. Ora lì in particolare c'è stato un problema, diciamo, chiamiamolo problema, con quei cedri, con quei tre cedri del Libano, mi sembra, sì, erano tre piante che erano caduti giù, no? Che erano caduti giù, lì ci ha sollecitato il genio civile a fare l'intervento, perché l'intervento di natura straordinaria, e quindi noi abbiamo eseguito quanto chiesto dalla regione, e questo, abbiamo, conseguenzialmente a questo abbiamo fatto l'intervento, ma si è fatto lì come si fa da ogni altra parte, insomma. Certo. No, c'era stata qualche protesta, no, proprio per il taglio di tutti quei cedri, non c'era un'alternativa, diciamo, più conservativa. No, non ci poteva essere, anche perché mi risulta che le piante erano malate, da un sopralluogo dei nostri tecnici, ma ci avevano anche detto questo. Poi ripeto, lì diciamo, noi siamo stati gli esecutori, perché come è noto le seconde categorie, cioè fiumi più significativi, come appunto il canale Maestro della Chiana, diciamo, non sono appannaggio nostro, ma sono appannaggio della regione, la quale poi decide autonomamente chi farà il lavoro. Certo. Ovviamente se la regione toscana attraverso genio civile cerca il consorzio di bonifica per questa tipologia di interventi, noi dobbiamo giustamente eseguire quanto richiesto. Perfetto, tanti auguri, tanti auguri, grazie, e a presto, grazie. Anche a voi e alla vostra redazione. Grazie, grazie. Sempre disponibile il nostro, dico nostro, perché ormai lo intervistiamo da tanti anni, Paolo Tamburini del consorzio Alto Valdarno. Adesso lui è al telefono, non sappiamo con chi, però insomma avete capito il motivo dell'intervento: le piante erano malate, c'era il rischio che in caso di maltempo magari ne cadesse giù delle altre, e quindi questo è il motivo
dell'intervento. Scusate. Prego, no, no, tanto lo sappiamo che sei impegnatissimo. No, per carità, no. Comunque gli uomini più ricercati di Arezzo, sì, ricordiamolo. Era messo per ricercare le donne, ma insomma. Qui hai capito dal nostro Tamburini? Sì, sì, ma in effetti la riputazione del canale Chiana è importante. Sa benissimo questi fiumi bistrattati, abbandonati tutti questi anni, finalmente si vede fare qualcosa. È giusto, perché dopo vengono le piene, si istruiscono per via dei rami, delle piante, di tutto quello che ci viene buttato, e creano problematiche. Quindi poi specialmente questa è un'opera d'arte. Non ti chiedo chi l'ha fatta, perché forse non lo sai. Lo sapevo. Chi l'ha fatta? Ha fatto Fossombroni, scusa, ma la bonifica della Chiana chi l'ha fatta? Tutta la Val di Chiana. Sono andato alla scuola Fossombroni, se ti interessa. E sapere chi era. No, dimmi te, che oddio, meno male che non sei Arezzo. La ripulitura è molto bella, sia per la sicurezza, sia anche per vedere questa parte magnifica. E se in effetti questi cedri sono caduti durante il furtone di luglio, suona il telefono. Durante il furtone di luglio, allora a questo punto io penso che fosse un pericolo, perché se ti cade in cedro del capo mentre passi con la macchina, penso che qualche problemino te lo dà. Sono cedri del Libano, non è mica cedri di... Vabbè. Sai cosa mi ricorda, per concludere, vedi questa base? Mi ricorda quella volta che siamo andati alla scuola dell'Orciolaia, che c'era, sì, che avevano lasciato le basi, sì. Tu non lo sai, ma forse abbiamo sentito, l'abbiamo detto in un'altra puntata che te non c'eri, il vice sindaco che dice, che ci aveva detto, è la prima volta che sento di questa protesta, e comunque dice i bambini ci possono giocare con questa base sedendosi, insomma, sì. Non era previsto nessun intervento. Bene. Speriamo che suo figlio non ci cada mai. No, vabbè, dai. Scusa, che te devo dire io? Siccome i bambini ci sono caduti, allora a questo punto qui ti dico che speriamo che suo figlio non ci cada mai. Farà anche un'altra scuola, penso. Non so. Ho detto non in quelli, una cosa del genere. Va bene, ci vediamo domani. Ciao.